So che sono in ritardo, mi scuso, mi scuso, mi scuso, ma avevi fatto. Madonna, sti capelli, io ho sempre delle teste. Vi faccio questo video perché lo faccio tutti i mesi, quindi lo faccio anche questo mese, che è il cestino del mese di giugno con i miei prodotti. Tanti prodotti nuovi, qualcuno vecchio, qualcuno riconfermato. E cominciamo. Allora, partiamo dalla base. Per la base, ho ben tre prodotti. Allora, questo qua che è il primer di Clarins, l'SOS Primer, questo è quello praticamente che dà un effetto un po' più solare. Vi faccio vedere come è. Allora, si presenta così, una volta steso. È così, ovviamente va steso bene e dà proprio un effetto un po' abbronzatino. Colora abbastanza, quindi infatti lo userò solo magari per delle serate, ecco. Poi, secondo prodotto che sto utilizzando e con cui mi sto trovando benissimo è questo qua, che è il Sun Mold Mine di Kirines, Masha. Ciao Masha. Se ti piace, se vuoi provare Kirines, parti con questo prodotto perché è un prodotto fantastico, è universale, quindi praticamente viene così trasparente. Una volta che andate a stenderlo, lui si colora. Anche questo adesso, vabbè, va steso bene, però questo è molto molto più leggero del primer, se devo dire la verità, perché poi dà proprio solo un effetto abbronzato. Quindi io non uso fondotinta, ma uso questo e è fantastico. Infatti ne ho tre, perché ho paura che lo tirino via da un momento all'altro e quindi ne ho comprati tre. Terzo prodotto, l'ho perso. Terzo prodotto, il camouflage, questo qua di Essence, comincia a essere un po' chiarotto, però ce l'ho su. Ah, il make-up che ho su oggi è tutto il make-up fatto con questi trucchi, insomma. È il matte concealer, è un po' chiarotto, però è praticamente finito, quindi lo voglio proprio finire e non rimettere via. Bello perché il cap qua dice che è il 94% di plastica riciclata. Che buon profumo, che sa di mare. Allora, questo è nello specifico la 30 Light Honey, quindi proprio un pochino chiarina. Però questo correttore con questo correttore mi sono trovata veramente bene. Ne ho mille. Se dovessi comprarlo, credo che opterei per il Camouflage Matte Concealer di Essence. Quindi correttore, finiamo questo. Poi sto utilizzando questa Bronzing Compact Powder Soleil Sculptant, quindi nella versione 02 Sunriser di una collezione dell'anno scorso. Però è così. E quindi è modulabile, potete andare a prendere praticamente tutti i colori o utilizzarli singolarmente per fare quello che dovete fare. Insomma, è matte completamente tutta, quindi va bene anche un po' per lo sculpting, giustamente come dice il nome, e ha un profumo buonissimo come tutti i prodotti di Clarins. Credo che quest'anno ne faccia uscire un'altra, se volete andare a vedere. Io non sono ancora andata perché devo andare dalle mie colleghe nell'altro punto vendita e non ho fatto in tempo ad andarci. Il packaging è fantastico ed è così. E utilizzerò questa come terra e ce l'ho su anche oggi. Sempre di Clarins il blush, mi sono spostata un po' sulla colorazione pescata. Questa infatti è il Jolly Blush nella colorazione 07 Cheeky Peach. L'ho già utilizzato parecchio, ma sto andando avanti a utilizzarlo. Ho su sempre anche questo. E profumissimo. Anche i blush di Clarins mi piacciono molto, ma per quelli che ho, credo che non prenderò blush per tutta la vita. Passiamo alle sopracciglia. Sopracciglia sto utilizzando questa qua di Saint Laurent, nella versione 04 Eyebrow Pencil di
Il Saloran, anche questa credo che la utilizzerò fino a finirla, però mi piace molto, molto molto molto, ovviamente col suo spazzolino da parte e ha una colorazione un po' cenere, però io preferisco averla più chiara perché non mi piacciono le sopracciglia troppo scure. E quindi l'Eyebrow Pencil, questa qua di Yves Saint Laurent, vi faccio vedere anche la punta, mi raccomando quando fate le sopracciglia bella appuntita. E credo che la finirò, insomma, perché così passo ad altro. E il mio gel di Givenchy, il Mr. Brow Groom, che ormai vedete in tutti i video, però lo finisco questo finché ce n'è. Ovviamente era trasparente, ma lo utilizzo solo io, quindi non è un problema. Gel per le sopracciglia, questo di Givenchy. Poi, per quanto riguarda gli occhi, utilizzo, tiro fuori tutti i prodotti per gli occhi, che così poi non mi perdo, ok? Ovviamente la mia I Love Stage di Essence, che anche questa l'avevo comprata un sacco di boccette, e meno male perché non la trovo più, quindi questa sarà l'ultima. Quindi la base per gli ombretti I Love Stage. Poi, come ombretto ho tirato fuori solo questo perché aspettate che mi sono spalmata il no, mi sono spalmata il primer. Come ombretto ho deciso di tirare fuori solo questo, che è praticamente l'ombra Antardi di Givenchy nella colorazione 04 Gold Spirit. Perché non penso, io d'estate non mi trucco tanto, quindi voglio dare solo magari un po' di luminosità alla palpebra e voglio utilizzare questi ombretti liquidi, un po' shimmer, dorati o comunque un po' brillanti e basta. Poi dovesse capitare che devo andare a una serata di gala, magari li tiro fuori dal cassetto. Allora, il colore è questo, quindi è un dorato molto molto chiaro e mi piace un sacco perché appunto dà una bella luminosità alla palpebra e io sono a posto così. Quindi questo è l'ombra Antardi. Poi, come eyeliner, sono dovuta andarne a tirare fuori un altro perché il mio di Givenchy, ahimè, è finito. E quindi ho preso il Little Black Liner di Estée Lauder, che ha due punte. Questa è nella versione 01 Onyx, quindi nera. Allora, di qua abbiamo un tratto ultra fine, che sono quelli che piacciono a me, tipo l'eyeliner di Givenchy. Dall'altra, invece, abbiamo la Tintic, quindi per fare la codina. È fatto in questo modo. Non so se lo vedete bene, che io non utilizzo, anzi io lo utilizzo per andare a riempire bene la linea. Non mi piace tantissimo perché non è molto fluido. Sì, la linea la fa bene, la durata è buona, il nero, scusate, è bello intenso, però non scorre bene, sembra quasi una matita per intenderci. Quindi io che faccio la riga proprio con una velocità estrema, questo che non scorre bene non è molto nelle mie corde, ma lo finiamo perché ormai lo finiamo. Poi, nella rima interna dell'occhio vado a mettere la mia burro di pupa 52 classica e va bene così, vado avanti così. Se, ripeto, voglio fare un make-up diverso, comunque vado a prendere il mio cassetto. Non è che dico, ah no, per questo mese c'ho solo quelli e non posso usarli. Però non credo che farò niente in particolare se non andare in piscina, quindi in piscina ci vado struccata. Sempre il Silbustre XL di Lancôme mascara bianco base, che allunga tantissimo tantissimo le ciglia. Questo è fantastico, costa 40 euro, ma li vale tutti 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 tutti. Come mascara sto utilizzando questo mascara di Givenchy che alle mie colleghe piace un sacco e allora gli ho detto perché non provarlo anch'io, è il Phenomenize, lo 01, non nella versione waterproof, ce l'ho anche nella versione waterproof ed è molto particolare. Allora, il mascara è questo ed è molto particolare perché lo scovolino è fatto in questo modo, molto molto particolare, va utilizzato o così
così, va bene per chi come me, a me piace fare le ciglia farfalla, quindi le ciglia allungate nella parte esterna. Però è un non mi piace particolarmente, però ripeto, per quello che devo fare, comunque le ciglia, come vedete, le fa bene, e quindi va bene, insomma. Però bene, ultimi prodotti, labbra. Ho deciso quest'anno che per quest'estate punterò tanto sulle labbra, quindi magari appunto solo una riga di eyeliner, però delle belle labbra. Quindi la mia matita classica, questa, la universale trasparente da usare con i gloss o con i rossetti liquidi, e è di Givenchy, è la nu la lip, la lip liner di Givenchy Universelle, così, e questa è sempre nel cestino perché serve sempre. Ho tenuto comunque questa qua di Saint Laurent, il lip styler, la 4 Rose Fumé, che è quella che avevo anche nei cestini precedenti perché mi manca tanto così, e quindi se devo fare qualcosa di nude comunque la uso e la finisco, e almeno ce la leviamo. Cioè, bella mi piace, però ce la devi andare male perché ce n'ho delle altre. Poi, due prodotti così. Ah, di là ho anche le Club Minute, ma tanto quello ve lo faccio vedere sempre. Allora, il mio rossetto, questo che è quello che indosso, il mio rossetto questo di Kiko che io adoro, 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 che è il 912 di chissà quale collezione. Ed è questo color ciliegia che è fantastico, a me piace tantissimo. E come matita labbra ho utilizzato questa, la 042 True Lips di Pupa, però non è la sua, è troppo scura. E infatti devo comprarmi una matita labbra color ciliegia, ci credete? Non ce l'ho. E quindi devo andare a vedere. E in questi giorni la compro, se la trovo ve la faccio vedere. In questo momento ho messo su questa, ma ho fatto il contorno, ovviamente ho riempito un po' le labbra e il risultato risulta un filino più scuro di quello che in realtà è il rossetto. Cioè, si vede, ma a me piace più chiaro, quindi per adesso userò questa perché comunque per me è impensabile mettere il rossetto. Quelli nude ancora ancora, ma questi normali è impensabile mettere il rossetto senza la matita. Però andrò a acquistare quella matita. Poi abbiamo questo che è un prodotto super fantastico. Io amo i prodotti labbra di Estée Lauder. Questo è l'Envy Lip Volumizer, quindi balsamo volumizzante. L'ho utilizzato ieri sera, mi è piaciuto tantissimo. È fatto così, ma in realtà il colore non è colorato, cioè proprio trasparente, però è di quelli che sedimenta, è di quelli che pizzica e dà un po' un effetto plumping alle labbra, quindi possiamo utilizzarlo sia da solo, come l'ho usato ieri sera, sia da mettere sopra al rossetto, ma è un prodotto valido, valido, valido. Credo che costi sui 30 euro, io adesso non ricordo bene, ho resettato la testa per quanto riguarda i prodotti. Va bene. I prodotti del mio cestino di giugno sono questi. Il make-up che si può avere è questo. Ovviamente sapete che io non amo particolarmente, no, anzi, non amo proprio i trucchi stravaganti, non mi piacciono su di me, piace farli tantissimo sugli altri, non mi piacciono su di me, io voglio avere un trucco molto naturale, anche perché credo che mi si addica particolarmente in quanto ho la pelle molto chiara, gli occhi scuri, i capelli scuri. Appena accenno qualcosa di un po' più stravagante, per me, per quanto mi riguarda, mi sembra di essere troppo volgare. Insomma, io, cioè non dico che sia così per tutti, io mi vedo troppo volgare e quindi non mi piace. Va bene, ho parlato troppo, ci vediamo al prossimo video e vi saluto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete provato qualche prodotto, se volete che vi dica qualcosa di particolare sui prodotti che vi ho fatto vedere. Vi saluto e vi ringrazio, vi do un bacione a tutti.